tanto dormi! Mi porti a Gardaland. No. Comprami il calippo, dai. No. Se vuoi una pallina. Oh, Lita, per favore, c'hai 30 anni. Ah, beh, tu ne hai 40 e mi fai sesso come un vecchio bivalve. Dai, che tardi. Lolita, Lolita, rispondi, Lolita. Fammi la respirazione bocca a bocca. Io non ne posso più. Ma io ti amo, bastardo. Dai, maneggiami come una maracas. Sì, dai. Sbattimi come un tapirulan. Pizzicami le vene varicose come le corde di un'arpa birmana. Fai. E poi scuotimi come un flipper che non fa mai tilt. Umberto, ti va di bastonarmi come un'asina? No. Ma senti, pensavo per stasera, no? Questa scena. Allora, tu sei a letto e squilla il telefono. Squilla così. Sì, così. Allora tu ti svegli di colpo e sei una voce calda e cavernosa che fa: ciao, bastardo, sono io. Io chi? Io. E poi ti faccio: ce l'hai le mutande? Sì. Allora togliele. Le hai tolte? Sì. Allora mettile. Le hai messe? Sì. Allora togliele. Le hai tolte? Sì. Allora mettile, togliele, mettile. Finché non ti incastri nell'elastico della mutanda e mi parti come una fionda. E io sono lì ad accoglierti. Molle e lascivia come una foglia di indivia. Flessuosa e inerme come una lumaca senza il guscio. Bon, io vado a letto. No! Stai qua, Rodolfo Valenghino. Pensavo, ho imparato una posizione del Kama Sutra. Si chiama posizione dell'edera che si avvinghia al cancello del tempio dell'imperatore Chupa Chupa. Allora, abitare gamba A su gamba B. B di babione, quindi la tua. Inserire gamba C nel naso rampino, che è il tuo, e con la mano M, la mano molle, inserire. Poi c'è anche la mano di riserva. Vai, bastardo!